Sì, grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. Intanto ovviamente iniziamo il primo discorso, auguri anche al Sindaco che oggi è qui in aula. Ci dispiace insomma, ecco, di averci fatto aspettare 3 quarti d'ora, insomma un momento, ovviamente anche minuti preziosi per discutere, per parlare, anche per ovviamente elencare un po' quelle che sono oggi le linee programmatiche. Mi dispiace dell'intervento del collega Casini, un intervento insomma, più votato ovviamente all'appoggio di una maggioranza rispetto ovviamente all'intervento di opposizione. Questo ovviamente mi fa pensare eventualmente, non lo so, poi vedremo nei prossimi giorni, forse a qualche notizia di una maggioranza un po' più allargata e ovviamente vedremo sui giornali cosa accadrà ovviamente nelle prossime settimane. Detto questo, inizio col dire, Sindaco, che quando ci siamo ritrovati 5 anni fa a governare questa città, la città più bella d'Europa, abbiamo trovato una situazione catastrofica all'interno degli uffici, all'interno dei dipartimenti. Ovviamente io parlo del Dipartimento Ambiente, visto che ho svolto il ruolo di Presidente della Commissione Ambiente per 5 anni e trovai nella mia prima avventura il nulla all'interno del Dipartimento Ambiente. Trovai una situazione difficile, una situazione ricca di paura, di diffidenza. Il personale amministrativo non era più in grado di svolgere il proprio lavoro e le casse del Dipartimento Ambiente erano pressoché vuote. Trovai una situazione complicata perché sul verde urbano, qui sulle linee programmatiche si parla di cura del verde, insomma stiamo parlando dell'ovvietà, non si parla di massimi sistemi politici, parliamo ovviamente di un tema che diciamo è ordinario in tutte le città del mondo. Ci trovammo senza fondi, senza personale del servizio giardini, si parlava di un corpo di giardinieri di 1500 unità. Una grande scuola giardinieri, la più importante d'Europa. Noi ci siamo trovati, Sindaco, con all'incirca 250 giardinieri, molti erano negli uffici perché non potevano lavorare e gli altri restanti erano a lavorare nei 15 municipi della capitale. Perciò avevamo tra le 5 e le 7 unità che dovevano operare in un territorio grande come le medie città italiane, parliamo di Padova, parliamo di Bologna, 7 giardinieri per queste città. Si immagini la difficoltà che abbiamo incontrato noi. Ci aspettavamo di trovare una città brillante, una città funzionante, funzionale, una città operativa dopo l'attività dal 2013 al 2016. Quello che trovammo noi fu una paralisi totale della macchina amministrativa. Ovviamente non parlo del resto, ma diciamo che era un po' la stessa storia anche negli altri dipartimenti. Facemmo una verifica sui fondi e trovammo 9 milioni di euro di fondi giubilari vincolati per la cura del verde a Roma. 5 milioni per il verde verticale e 4 milioni per il verde orizzontale, fondi vincolati, fondi giubilari che per sbloccarli abbiamo impiegato poco più di un anno e mezzo, ovviamente per eseguire gli atti amministrativi, burocratici legati ovviamente anche al discorso dell'ANAC. Non era dipeso da noi, era dipeso da quello che trovammo in quel momento. Si immagini la difficoltà nel gestire la capitale con risorse zero, con personale zero, con mezzi zero. Ci troviamo in una situazione, purtroppo, una città del terzo mondo. Mi dispiace ovviamente annunciare, insomma, diciamo, fare riferimento a città che sicuramente sono città meravigliose, ma chiaramente hanno delle enormi difficoltà. Perciò abbiamo dovuto, ecco, ricucire quella che era una macchina amministrativa impantanata, ricostruendo ovviamente dal nulla, da zero. E con questi pochi giardinieri, ovviamente che dovevano operare
nella città di Roma, con questo poco personale, ci siamo rimessi in moto. Abbiamo cercato di riprendere ovviamente la città in mano, di recuperare il tempo perso negli ultimi anni, e abbiamo avviato delle gare e degli accordi quadro, prima termini sconosciuti nell'amministrazione quando si parlava di gare, di appalti, figuriamoci di accordi quadro. Ovviamente il personale ci guardava meravigliato, come dire, ma che dobbiamo fare, come ci dobbiamo muovere? Ecco, noi sul verde investimmo 100 milioni perché facemmo delle analisi tecniche rispetto alle altre città italiane e riscontrammo che per curare al meglio il verde, Roma è stato annunciato in queste linee programmatiche, Roma è la città più verde d'Europa, c'è bisogno di 110 milioni di euro per una cura ordinaria del verde della capitale. Ecco, noi abbiamo rimesso in moto la macchina investendo 100 milioni di euro. Sindaco, io le sto parlando, forse c'è qualcosa di più importante, evidentemente. Investimo 100 milioni di euro, 110 per una cura del verde efficace, efficiente per 3 anni. Perciò un accordo quadro triennale per poter finalmente curare gli alberi, curare i parchi, piantumare le nuove essenze arboree. Oggi si parla di transizione ecologica, di ambiente, di riforestazione urbana. Noi abbiamo fatto tanto, sindaco, poi lo dirò anche al mio presidente, io spero di iniziare il prima possibile attività in commissione perché c'è tanto da fare in questa città, e noi tanto abbiamo fatto e tanto ancora dobbiamo fare. Questi 110 milioni ovviamente che oggi voi li terrete in eredità, perciò vi trovate in qualche modo, come si dice in gergo, la tavola apparecchiata sul verde urbano. Vi trovate delle attività di monitoraggio delle alberature, vi trovate queste gare che permetteranno l'attività ordinaria e puntuale del verde, vi trovate anche 100 giardinieri in più, sindaco, perché noi in questi anni, avendo questo personale esiguo, grazie all'attività svolta ovviamente dalla passata amministrazione, abbiamo avviato un piano assunzionale di giardinieri, all'incirca 300, forse una goccia nell'oceano, ma tantissimo per la città di Roma. Abbiamo assunto 100 giardinieri, li abbiamo formati, li abbiamo inseriti nei municipi, abbiamo acquistato i mezzi finalmente, abbiamo acquistato, oltre ovviamente all'attrezzatura, anche le tute per lavorare, le tute ordinarie del servizio giardini, perché purtroppo quando arrivammo noi non c'erano nemmeno le tute e anche i presidi di sicurezza. Questo per ricordarlo bene. E abbiamo avviato delle gare anche per la cura dei nostri parchi, all'incirca 40 parchi. Io, leggendo queste linee programmatiche, sindaco, più che altro mi sembra, non vorrei sminuire il lavoro di tanti, ma mi sembra più un tema di un ragazzo del liceo. Io qui non vedo nulla di una prospettiva di città, di una visione di città. Io leggo le frasi fatte, leggo la transizione ecologica, leggo l'ecologia integrata, leggo la lotta ai cambiamenti climatici, leggo tante belle cose, ma che quando si vanno a fare realmente nella città di Roma, la partita cambia, il lavoro cambia, bisogna lavorare sodo, duramente, bisogna lavorare giorno e notte, senza sosta, se si vogliono veramente applicare queste linee programmatiche. Io mi auguro che proseguirete a portare avanti le nostre gare, come per esempio la gara di Villa Panfili, di Villa Borghese, di Villa Ada. Sono contento, adesso sono iniziati anche i lavori al Parco della Caffarella, dove abbiamo investito 1.700.000 euro per riqualificare questo parco, 100 celle con il secondo stralcio e tanti altri parchi che noi abbiamo finalmente ripreso in mano, dove insomma vigeva il degrado più totale. Si parla di curatori delle ville storiche, ogni villa avrà un curatore, ecco, quello noi sindaco già l'abbiamo fatto.
Noi quando ci insediammo nominammo dei curatori per ogni villa storica, formammo dei tavoli sul verde urbano e sulle ville storiche e soprattutto ci mettemmo a lavorare sul regolamento del verde del paesaggio urbano. E ringrazio per questo il consigliere De Priamo che l'ha citato nel suo intervento, perché sindaco, in una linea programmatica di una città come Roma non nominare il regolamento del verde del paesaggio urbano è un'eresia, uno strumento di tutti, uno strumento che finalmente Roma ha e che finalmente dà la possibilità di curare al meglio il nostro patrimonio arboreo. Non si parla della consulta del verde, non si parla appunto di inserire l'apporto dei cittadini nella visione di città, nella parte ambientale. Io mi soffermo su questa, ma ripeto, i miei colleghi hanno parlato anche di altro. Ho letto negli articoli di settimane fa dove si chiedeva l'aiuto dei cittadini per pulire la città. I cittadini non devono fare questo, le associazioni ambientaliste non possono fare questo. Le associazioni ambientaliste possono dare sostegno per dare una direzione insieme, come noi abbiamo fatto ricostruendo il tavolo per il regolamento del verde del paesaggio urbano, dando un apporto costruttivo alla politica, dando una visione alla politica, non dando la ramazza e la paletta facendoli pulire nella città. Quello è un altro discorso. Consigliere Diaco, la invito a concludere. E io ho molto da dire, Presidente, molto da dire. E ne sono felice, ma il tempo è terminato. Proseguo. Mi soffermo allora sui rifiuti, Sindaco, tralasciando il verde, ma vorrei ribadire semplicemente e auguro a lei e al nuovo Presidente della Commissione Ambiente, a cui faccio ovviamente i migliori auguri, di portare avanti il piano di riforestazione urbana di Torre Spaccata, dove abbiamo investito all'incirca 499.000 euro, 774. La riforestazione di Pietralata, dove abbiamo investito 451.000 euro, e la riforestazione di Serpentara, dove abbiamo investito 438.000 euro. Qui andremo a piantare migliaia di alberi, e questi sono i fatti, non sono le parole di linee programmatiche. Questa riforestazione urbana già programmata. Per non parlare ovviamente anche della riforestazione urbana che avverrà a Villada a breve. Io ho letto da parte del sindaco che conosco personalmente, Fabiano, del secondo municipio, dove annunciava la riforestazione di Villada. Quella è stata fatta, è stata portata avanti dalla nostra amministrazione. Queste cose vanno specificate per il bene della politica. Si vuole ovviamente collaborare? Diciamo che va bene. Lo facciamo per amore della città, però bisogna essere leali e sinceri quando si dicono le cose. Sui rifiuti, io sindaco vedo tantissime lacune sui rifiuti, tantissime. Non si parla Diaco, innanzitutto... La invito a concludere. Un minuto, Presidente, e termino. Grazie. Non si parla di riduzione della produzione di rifiuti. Ci siamo dimenticati nelle linee programmatiche delle famose 3R che... si usavano, e qui i Verdi ovviamente, il gruppo dei Verdi mi darà ragione, che si usavano da tempo immemore, vi siete dimenticati delle famose 3R. Se non si riducono i rifiuti possiamo fare quello che vogliamo, il problema dei rifiuti a Roma non si risolve, come non si risolve ovviamente dalle altre parti. Si parla di impianti di compostaggio, 2 biodigestori, 2 impianti di compostaggio. Non vado a dire aerobico e anaerobico, quella è una scelta politica, cosa che io ovviamente anaerobico è una scelta che io non consiglierei a nessuno da politico, ma non si parla di come verrà trattata la frazione dell'indifferenziato, sindaco, che è la frazione più problematica di questa città. Non si nominano gli impianti di trattamento della frazione dell'indifferenziato. E questo per me è una lacuna incredibile all'interno di un atto del genere. Come lo volete trattare l'indifferenziato? Con un TMB? Va benissimo, ma scrivetelo però, ditelo alla cittadinanza come volete trattare l'indifferenziato. Non vado a dire quanto indifferenziato viene prodotto in questa città, sicuramente molto più della frazione umida, ma a dire come verrà trattato. E ovviamente poi si parla, diciamo, della fine trattamento della frazione dell'indifferenziato, dove voi purtroppo parlate sempre di incenerimento e di discariche. Parliamo di transizione ecologica, poi si parla di incenerimento e discariche.
insomma sono termini che cozzano un po', sindaco, non fa parte di una idea di ecologia. Concluda, consigliere Diago, concluda. Termino ovviamente il mio intervento, presidente. Si parla dell'impianto di Maccarese, c'è un problema, sindaco, come ci si può arrivare su questo impianto? C'è una strada che non è asfaltata, i cittadini non la vogliono, i cittadini di Fiumicino, di Guidonia, ma anche di Maccarese, sindaco, ci sono problemi importanti su questo. Cioè, come ci si arriva? Io qui me lo chiedo sul TMB di Rocca Cencia, che la politica, oggi la maggioranza, che vuole fare sul TMB di Rocca Cencia? Lo vuole riconvertire come ha proposto la passata amministrazione, trasformandolo in impianto di multimateriale, cosa che oggi in queste linee programmatiche non si annuncia come verrà trattato il multimateriale. Si vorrà chiudere il TMB di Rocca Cencia, oggi in fortissima sofferenza? L'ex TMB Salario, quale sarà il suo destino? Cosa vogliamo fare con il polo dell'ex TMB Salario? Consigliere Diago, il salario? Tempo è concluso. Io concludo, presidente. Il tempo è concluso però, presidente. Un secondo, sul lato del benessere animali, sindaco, c'è il vuoto pneumatico. Rimanendo sul tema ambientale, chiudere il microfono, ovviamente non si parla di nulla, non si parla di Botticelli, di circhi, ha grossissime lacune, si parla di un ospedale, ospedale veterinario, che non si può fare. L'ospedale sanitario è materia sanitaria. Prego, prego. È materia...